Anche questa settimana torna visto l'imprevisto e do subito il mio benvenuto a Don Salvatore, che è, insomma, l'artefice di tutti questi nostri incontri. Bentrovato, Don. Ben trovata carissima Anna Maria, io devo fare subito a nome di tutti gli italiani gli auguri a te perché sei mamma e oggi è la festa della mamma. Mi sono spaventata. Buona festa della mamma a te e a tutte le mamme che ci Che ci seguono, a tutte le seguono. nostre mamme, io le faccio approfitto per farla la mia e penso che tutte le mamme che sono in ascolto si possono sentire baciate con gli auguri da tutti quanti noi. È vero, ci associamo anche noi, cioè io e il nostro ospite di oggi, Paolo Traversa. Bentrovato. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori, felice di essere qua con voi, grazie ancora dell'opportunità. Noi ancora più felici di avere te che sei un artista, un cantante, un musicista e soprattutto un infermiere. Eh Don. sì. Eh sì, questa volta abbiamo voluto un ospite speciale perché questa domenica, che ovviamente è dedicata a tutte le mamme, ma è dedicata anche a una figura che io definirei veramente materna, no? La figura degli infermieri. Cioè di tutti coloro che insieme ai medici e a tutti gli altri operatori sanitari si prendono cura degli ammalati, dei pazienti. E il cui aspetto più bello, oltre a quello professionale in termini tecnici, è sicuramente la capacità di cura, che io penso sia un aspetto veramente deliziosamente materno di questi che in questi giorni vengono chiamati, definiti eroi. Io direi finalmente, ma non perché sono degli eroi in senso straordinario, ma perché finalmente ci accorgiamo di quanto tutti gli operatori sanitari sono veramente fondamentali nella vita di un paese, nella vita di tutti quanti noi, non solo di chi, ahimè, purtroppo, ha contatto con loro perché sta male, ma in generale perché si prendono cura di tutta la società, prendendosi cura anche di una singola persona. Quindi Paolo, per questo motivo sei qui, ti abbiamo voluto con noi, perché oggi rappresenti tutti gli operatori sanitari, tutti gli infermieri, e dici qualcosa tu. Io intanto ripeto i miei ringraziamenti e anche di questo onore di poter rappresentare una categoria che in Italia è circa 450.000 cittadini italiani che fanno questo lavoro tra pubblico e privato. È chiaramente un impegno che portiamo avanti in tutti i ruoli, in tutti i momenti e come in questo momento particolarmente importante che stiamo chiaramente tutti affrontando, direi che il nostro contributo non manca. E come dire, sì, siamo stati un po' riscoperti dalla società che in questi anni probabilmente non ci ha molto valorizzato, non ci ha forse dato quello che per molti aspetti potremmo anche reclamare, però la nostra figura è anche quella di, come dire, essere un po' dietro le quinte, cioè noi preferiamo lavorare e essere magari meno presenti su alcune scene dove giustamente magari altre professioni hanno avuto più, come dire, esposizione mediatica. Noi siamo un po' quella parte di manovalanza che il più delle volte, ripeto, passa nelle seconde file, però siamo 24 ore full time, qualsiasi giorno, qualsiasi festività, presenti sempre. E cosa posso aggiungere di più? Felice di poter fare questo lavoro, che non è un mestiere, ma è una professione, siamo dei professionisti della sanità e siamo, come dire, tutti onorati di poter sempre dare il meglio di noi e forse Continuare. continuare a poterlo fare, insomma, nel modo migliore che ci sia consentito, ecco. Paolo, è cambiato sicuramente il punto di vista, il punto di vista di tutti noi nei confronti degli infermieri che prima consideravano eroi semplicemente calciatori, per esempio. Tu fai questo accenno anche nel tuo testo, anche per questo, insomma, ti abbiamo voluto qui visto l'imprevisto. Una bellissima canzone, un bellissimo testo, complimenti, Vade Mecum, questo è il titolo. E si fa proprio riferimento a come cambia il punto di vista e come questo riconoscimento dovrebbe esserci già stato e non dovrebbe essere dimenticato nei confronti degli infermieri. Come ci si sente in una corsia quando tutto il mondo fuori è in subbuglio? Siamo paragonati giustamente a dei soldati in prima linea. È un paragone in cui per molti versi posso dire che mi si riveste bene il ruolo.
Chiaro, non stiamo sparando, non stiamo facendo nessun tipo di azione belligerante, benché queste guerre, tra virgolette, contro le malattie sono continue. E mi piace fare molto un paragone dove noi siamo il dito di una mano. C'è l'infermiere, c'è il medico, c'è l'OS, ci sono tutti i tecnici, gli amministrativi di un ospedale. Siamo praticamente tutti come le dita di una mano che dobbiamo collaborare. E come dicevo prima, c'è qualcuno che magari può avere la, tra virgolette, la fortuna di avere più un'esposizione mediatica come in questo momento abbiamo noi. Però ci tengo a sottolineare che un ospedale, un'azienda ospedaliera, è formata da una miriade di professioni, da una miriade di persone che danno il loro apporto affinché questo sia un risultato, ovvero il raggiungimento della riconquista della salute del cittadino. Direi che oggi parliamo degli infermieri, domani parliamo dei medici, dopodomani parleremo degli OS, ma siamo tutti giocatori di una stessa squadra. Bella questa metafora. Don, abbiamo anche ascoltato il brano, io e te, diciamo in anteprima rispetto ai nostri telespettatori, e quindi insomma ci piace molto tutto quello che hai scritto, che hai messo nero su bianco, ci piace molto la melodia, ma cos'è che ti ha ispirato in modo particolare, Paolo? Ovviamente il periodo lo stiamo vivendo tutti, ma non tutti siamo capaci di fare quello che hai fatto tu, ecco, di mettere. Ma io vorrei che fosse chiaro che questa è una canzone che viene fuori nel 2013, quindi la data è anche abbastanza importante, perché non è una cosa che nasce adesso. Premesso che, girando sul mio sito, se qualcuno avesse voglia, troverà anche una canzone che forse è calza meglio, anche il domani sorgerà, e l'ho dedicata in questo momento giusto per la questione del Covid. Ma anche questa canzone nel 2013 non poteva sapere dell'esistenza di questo problema. Tant'è vero che anche il domani sorgerà è l'acronimo di AIDS. Ecco, tanto per dire. Poi diciamo che sono stato abbastanza scaltro a cercare di incastrare la situazione, perché la musica è qualcosa che permette di fare a volte dei miracoli. Un male invisibile miete strage a volontà tra indifferenza e meschinità. Anni di deliri e sbandamenti mostra ancora una cruda verità. E siamo solo noi che vogliamo una nuova realtà, cambiare volto al mondo con la ricerca che ci sosterrà. Vedere nuovi giorni, sorgerà, aprire un'altra via. Il testo Vademecum nasce nel 2013 e quindi quello che io bene o male racconto è la mia storia personale, simile a quella di molti altri, dove nel finale, parlando di infermiere professionale, non faccio altro che ripercorrere il mio cammino personale al 1992. Cosa vuol dire? Che io nell'89 ho cominciato a fare il corso, e quindi racconto un po' attraverso la storia della disoccupazione tutti i vari percorsi che molti di noi hanno arrivato, cioè sono arrivati a percorrere, per poi chiudere la canzone e diventerai un infermiere professionale. Perché questo? Oggi l'infermiere professionale non si chiama più così, è infermiere e basta. Quindi nel 2013 io ho raccontato semplicemente quello che è un percorso personale che a quel momento, dal 1989, poteva essere nel 92 il consecutio di un percorso formativo. Molti colleghi questa cosa non l'avevano, come dire, intesa, e quindi si erano un po' risentiti del fatto che io avessi parlato dell'infermiere professionale, ma la figura ovviamente comunque è sempre quella, cioè infermiere sei. È chiaro che nella trasformazione dei tempi c'è stata chiaramente anche la trasformazione di un nome che, invece che aver aggiunto qualche cosa, in questo caso l'ha persa. E quindi 2013 è un momento in cui obiettivamente queste brutte situazioni non esistevano, ma i problemi che abbiamo accennato prima, ovvero la noncuranza della società nei nostri confronti, come dire, sia sul piano sociale ma anche sul piano contrattuale, perché poi nella canzone vado a scavare bene i problemi politico e sindacali, insomma, sono abbastanza evidenti. E anche il confronto con quello che è giusto che sia da parte di una società, cioè dare sicuramente ampio spazio a calciatori, a vedette, una cosa e l'altra, però non dimenticarsi che poi quando stai male non vai allo stadio, ecco. Giusto, grande. Donne viene da Genova.
viene da Genova, volevo sottolineare anche questo, il nostro Paolo. Sì, e come mai volevi sottolineare che Genova? Cosa so c'è? Che hai, l'acquario? So che hai un grande amore lì. Un grande amore a Genova, sì. Eccolo lì, sì. Sì, De André viene da Genova come Paolo, quindi la musica. Eccolo qua. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, nel paesino di Sant'Ilario, accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Pure lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Bellissimo. Mi arrivava un po' in ritardo, non riuscivo a prenderti. Sì, ma non è un problema perché l'audio... No, dicevo Paolo che è assurdo per dire che la società non si cura molto di chi si cura di lei, no? Per assurdo, quindi dicevamo, ci stiamo accorgendo anche grazie al Covid che forse ci sono delle piccole incongruenze nella nostra cultura, ecco. Adesso al di là delle espressioni poi politiche che fanno le scelte che abbiamo pagato tutti, purtroppo, anche all'inizio di questa pandemia. Però ecco, è bello capire che nonostante magari a livello sociale non ci sia il giusto e dovuto riconoscimento, per fortuna dietro le professioni ci sono uomini e donne che vivono la loro vocazione in maniera profonda. Di questo dobbiamo essere grati, perché se gli operatori sanitari avessero lavorato in risposta al tipo di riconoscimento che gli davamo in Italia, avrebbero dovuto lavorare al 10%. No? Guarda lo sguardo di Paolo, sì. Invece per fortuna, nonostante tutto, ma come penso a voi, penso anche ad altre categorie professionali, pensiamo agli insegnanti, che sono valutati, cioè forse sono sottopagati rispetto al tipo di impegno che fanno. Quindi ecco, un incoraggiamento attraverso di voi a tutti coloro che probabilmente in questo momento non hanno il dovuto riconoscimento, anche culturale, oltre che sociale, che per fortuna però stanno facendo il loro meglio, stanno dando il meglio comunque, è lo stesso. Quindi un applauso a tutte quante queste persone, davvero. Allora, noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, ci ha fatto piacere conoscere te Paolo, ma tu ci hai regalato un pezzo di De André, così hai onorato questo spazio, ma altrettanto bello è il tuo brano, così come tutti gli altri. Io ho ascoltato anche il tuo sorriso, molto bello, andate sul suo canale YouTube, Paolo Traversa, e insomma scoprirete dei bei testi molto profondi e molto significativi. Paolo, un grazie da parte nostra a te che rappresenti gli infermieri in questo momento, e dacci un tuo ultimo saluto in questo programma. Io intanto vi dico a tutti quanti grazie, spero al più presto che possiate vedere il lavoro che abbiamo appena fatto venerdì scorso, ecco. Un videoclip fatto con l'OPI di Genova, dedicato ovviamente a tutti gli infermieri, a tutti i colleghi italiani e non solo, in questo momento duro che stiamo tutti quanti affrontando. Grazie ancora, grazie a tutti. Grazie Paolo, grazie di cuore, un grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari, un augurio ancora grandissimo a tutte le mamme e anche a te, cara mamma, che sei Anna Maria. Grazie, a nome di tutte. Grazie Paolo, buon cammino ancora nella musica e tra le corsie.